Cari amiche e cari amici, nel video precedente abbiamo visto come sia necessaria la discriminazione per oltrepassare tutte le trappole e le suggestioni della illusione. Possiamo anche dire che una delle conseguenze della meditazione, dei frutti della meditazione, sono proprio la cessazione delle illusioni. Per fare questo bisogna cominciare a comprendere la mente, le dinamiche della mente che crea l'illusione. E poi è necessario anche comprendere tutta una serie di situazioni, tutta una serie di fattori che sono all'origine proprio di questa illusione. Vi accennavo nel video precedente ai samskara, questi residui inconsci. Ricordate, avevo fatto l'esempio della donna che perde il portafogli e voi non glielo dite, lo rubate, e ecco, questo poi diventa un samskara, un'impressione inconscia negativa che è all'interno di voi. E potremmo dire che queste impronte karmiche, i samskara, che sono, dimorano nel nostro inconscio, e nel caso di samskara negativi sono conseguenti ad azioni di chiusura rispetto agli altri, ad azioni legate a bisogni egoici, no? Questi samskara influenzano il nostro agire, queste impressioni inconsce. E quando ci sono molte azioni inconsce che si compiono nei mesi, negli anni, sotto l'influsso della ignoranza, dunque l'ignoranza è quella che ci fa sentire separati dal tutto, e la maggior illusione è proprio l'ignoranza, suggestione che ci fa percepire come un ego separato dal tutto. Ebbene, questa suggestione nasce essenzialmente dal desiderio, come ci insegna il Buddha, ma si rafforza attraverso tutta una serie di emozioni e sentimenti negativi, come l'odio, la chiusura nei confronti degli altri. E tutto questo comporta un agire e anche delle modalità di pensiero che diventano delle vere e proprie impronte mentali e che, come vi ho detto, continuano ad agire costantemente nel vostro inconscio. Quando ci sono determinate condizioni, queste impronte, questi segni, i samskara appunto, che vagano nel nostro inconscio, no? E in ogni caso dimorano nel nostro inconscio, tendono a riapparire e condizionano le nostre azioni e si manifestano attraverso il consolidamento della mente illusoria, dunque di una percezione distorta. E questi samskara sono la causa fondamentale della illusione. Altro elemento che porta a sviluppare questi samskara, queste impronte karmiche, questi residui inconsci, sono gli oggetti che ci circondano e soprattutto i desideri legati agli oggetti che ci circondano. Facciamo un esempio. Andate a fare una passeggiata e ci sono molte vetrine, no? E vi soffermate su una vetrina dove c'è un oggetto posto in bella vista e magari è proprio quell'iPod che desideravate, che avete visto su internet proprio al momento prima di andare a fare la passeggiata. E allora ecco che
la percezione sensoriale viene risucchiata. Attraverso la vista, dunque attraverso gli occhi, voi entrate in contatto con quel iPod. E potremmo dire che la mente prende la forma dell'iPod, cioè prima di rendervi conto, prima che nella vostra sfera cosciente accada, dunque, e vi accorgiate che siete stati risucchiati da quell'oggetto, prima ancora di rendersene conto a livello cosciente, la mente si fonde con quell'oggetto, dunque con l'attaccamento a quell'oggetto, ed ecco il desiderio, il forte desiderio, no? Si può anche non essere consapevoli di questo, a volte di quanto siamo risucchiati da questi oggetti, no? Da queste situazioni esterne. E a volte, soprattutto se non si è molto avanzati e se non si ha padronanza, dunque con la meditazione, con la consapevolezza, con la presenza mentale, può anche essere molto difficile rendersi conto che la mente ha preso la forma dell'oggetto desiderato. E allora, che succede conseguente a questo, risucchio? Che, soprattutto se è un oggetto che desideravate, se avete i soldi per comprarlo, già iniziate a portare la mano al portafoglio, magari ancora senza rendervene conto a livello cosciente, per prendere i soldi e per comprare quell'iPod. Questo è un meccanismo molto semplice e sono sicuro che tutti si riconosceranno in questo meccanismo. Quando ci sono molte illusioni, quando la nostra attenzione richiama anche dei samskara, in questo caso anche i samskara, le impressioni mentali che avevamo all'interno del nostro inconscio, e che sono state create quando avevamo visto quel prodotto su internet, ebbene tutto questo viene richiamato alla coscienza e c'è appunto questo essere risucchiato. Ieri a Roma c'è stato un tornado, no? Il giorno prima che io registrassi questo video, ecco, il tornado a volte risucchia, no? C'era un filmato, ho visto, impressionante su YouTube, dove un camion era stato risucchiato, no? da un tornado, perfino un camion, no? E così, ecco, accade come un tornado nella nostra interiorità. Si osserva l'iPod in vetrina, agiscono i samskara a livello inconscio, diventano sempre più potenti attraverso la suggestione della nostra mente e praticamente quell'iPod, anche se ancora non lo è materialmente, è già nella nostra tasca, perché non potremmo fare a meno di comprarlo. E oltretutto questa dinamica è stata molto alimentata dalla società del consumismo. Adesso viene ridimensionata, perché questi farabutti, con libera capitalismo, prima hanno creato dei compratori compulsivi, e dopo che ci sono state intere generazioni di compratori compulsivi e questa anomalia, che è una forma di nevrosi, sembra la normalità, il comprare compulsivo, ecco che ci vengono a dire: beh, bisogna risparmiare le risorse e così via. Ed ecco l'aumento del conflitto e della tensione. Ed è incredibile come in Occidente tutto sia impostato per vendere e per comprare. Altrimenti non saremmo arrivati alla compravendita dei bambini, a questo abominio, a questa, non mi vengono le parole, aberrazione, ma no, di più, immaginate di più, la compravendita dei bambini. Ma è chiaro, se tutto può essere venduto, se tutto può essere comprato, alla fine anche gli esseri umani diventano oggetto di questo commercio, e perché non comprarsi un bambino, come ha fatto il caro Vendola, che è andato con tutti i soldi che ha fatto e se n'è andato a comprare un bambino in America, no? Lui comunista.
è andato ammirato a cliniche per molto ricchi, neanche per ricchi, no? Comunque, chiudendo questa parentesi, è incredibile come in Occidente tutto venga mercificato, di conseguenza tutto viene esagerato per attrarre l'attenzione delle persone. Di conseguenza tutto viene esasperato, tutti i prodotti che vengono venduti e così, per creare una solidità illusoria, potremmo parlare, un ossimoro, utilizzando un ossimoro, una solidità illusoria nella mente. Guarda, desidera, non è fantastico? L'uomo che non deve chiedere mai. Sarete realizzati se avete questo prodotto, no? E queste tecniche vengono utilizzate in maniera talmente radicale e vasta che paradossalmente a volte si pubblicizzano i corsi di meditazione utilizzando le stesse tecniche. Anche perché poi, fine Kali Yuga, la stessa meditazione è stata mercificata. Perché ricordiamo che lo spirito non si vende, nella tradizione non ci sono corsi a pagamento. C'è o l'insegnamento gratuito, in alternativa ci sono le offerte. Ci sono le offerte, per cui chi vuole dà, chi non vuole non dà. Questa è tradizione. Tutto quello che vi chiedono in più è perversione, invece. È fuori dalla tradizione. Dunque vediamo tutto l'Occidente come si è mosso in un modo assurdo, orientando le persone sempre di più all'esterno e generando illusioni sulle illusioni. E Buddha a volte fece discorsi anche molto complessi, ma in realtà l'essenza del suo insegnamento è essenziale, e espresse questa dinamica di cui vi ho parlato in un modo molto semplice, parlando di mondo del desiderio. Mondo del desiderio. Perché mondo del desiderio? Perché attraverso questo spostamento di samskara, attraverso samskara che attira un altro samskara e, va bene, e fa pressioni sulla coscienza, il desiderio diventa una realtà costante. In realtà è un'illusione. Il desiderio appartiene al mondo dell'illusione, ma attraverso queste dinamiche viene percepito come realtà. E allora ecco che la mente, invece di essere disciplinata come noi facciamo tutti i giorni attraverso la meditazione, la mente, vittima di Maya, dell'illusione invece, entra costantemente in contatto con gli oggetti del desiderio e forma illusioni che causano altre illusioni, e a volte sono molto potenti. Pensate a quello che è successo dal punto di vista sessuale con tutti questi siti porno. La conseguenza a questo è stato un libertinaggio estremo, giovani che scindono totalmente l'affettività dalla sessualità, si danno al sesso sfrenato, anche giovanissimi, no? Qui, neanche 2 chilometri da dove abito, ci fu uno scandalo dove delle 13enni, 14enni avevano rapporti sessuali con adulti che gli davano in cambio schede telefoniche, no? Ma questo è tutto per una esasperazione della sessualità, no? Di una mente non controllata che è vittima di suggestioni potentissime. Vi dicevo, tutti questi video porno, perché sapete che è nato un fenomeno per cui molti giovani non riescono più ad avere rapporti sessuali regolari, perché si masturbano e si rimasturbano per ore e ore a volte, e restano dunque intrappolati da questa suggestione a tal punto da non riuscire, va bene, ad avere un rapporto equilibrato e armonizzato con la propria donna, con il proprio uomo, eh? E tutto questo proprio perché la pornografia fa leva su queste suggestioni che nella sfera sessuale poi aumentano di potenza, sono potentissime, no?
E allora ecco, Buddha sapeva perfettamente la dinamica di tutto questo, cioè sapeva che quando la mente, vittima di Maya, di questo gioco illusorio, entra in contatto con un oggetto del desiderio, ecco che sorgono le illusioni in modo incontrollabile. Camminavo con una persona tempo fa che mi diceva: ah, guarda, io ho un problema sessuale perché costantemente la mia mente va alle donne, ho bisogno continuamente di masturbarmi e così via. Poi mentre camminavamo notavo che lui, qualsiasi donna passasse, osservava. A una gli guardava il sedere, un'altra gli guardava il seno, e gli ho detto: vabbè, ma di che ti lamenti poi? Se la tua attenzione è diretta costantemente a quello, è ovvio che tu produci dei samskara, va bene? Che si riattivano poi ogni volta che rimetti in moto il meccanismo in maniera sempre più potente. Ci vuole anche controllo su quello che si vede, sulle azioni che si fanno, no? Perché altrimenti diventa come una sorta di dipendenza, di dipendenza tossica, come le sigarette, come la droga. Le sigarette, la dinamica è sempre quella, no? Se tu pensi, sei un fumatore, pensi alle sigarette, guardi le sigarette, guardi altri che fumano e dici sì, voglio smettere di fumare, ma nello stesso tempo la tua mente va sempre lì, è inevitabile che non riesci a smettere di fumare, è inevitabile. I samskara, rafforzi i samskara sempre più potenti, sempre più potenti. E allora bisogna stare attenti a queste illusioni che ci portano ad agire in determinati modi. Anticamente molti si ritiravano, no? Ricordate la storia, ho dei video a proposito, la storia di Milarepa è molto bella per chi non la conosce, Milarepa, no? La vita di Milarepa, un grande mistico tibetano che poi andò a vivere per un lungo periodo anche in una caverna, no? E perché va a vivere in una caverna? Perché molti asceti si ritiravano, ancora oggi sull'Himalaya si trovano asceti che vanno, no? A vivere nelle foreste, isolati dal tutto, no? Proprio per avere un maggior controllo sui sensi, ma in realtà non è necessario, no? Krishna è molto chiaro nella Bhagavad Gita, ci dice che non è più il tempo, il Kali Yuga, per fare questo tipo di pratiche, no? Però la mente va domata in ogni caso. E attenzione, perché l'oggetto che poi causa questi samskara che prendono corpo nella coscienza, l'oggetto deve avere una relazione già con un'impronta karmica che viene messa in moto da quell'oggetto. Per questo dicevo a questo amico che mi diceva delle donne: vabbè, ma se stai sempre a guardare le donne, tu rafforzi queste impronte karmiche, di cosa ti lamenti poi se irrompono in maniera sempre massiccia? Gli oggetti causano il sorgere dell'illusione e l'attivazione di queste mente, di queste impronte karmiche. Se ad esempio voi passavate davanti a una vetrina dove c'è l'iPod dell'esempio di prima, immaginate però di essere persone che non hanno mai sentito parlare di un iPod e quindi vedono quell'oggetto in vetrina e neanche sanno di che si tratta. Secondo voi saranno attratti da quell'oggetto? La loro mente prenderà la forma di quell'oggetto? No, assolutamente no. E perché? Perché l'oggetto e il samskara, vabbè, sono strettamente legati. Quindi l'oggetto è una sorta di calamita che attira il samskara, che il samskara del il desiderio che si attiva. Allora, ripetiamo con ordine. Abbiamo visto in internet l'iPod che ci piace. Vediamo in vetrina l'iPod. Appena vediamo l'iPod, immediatamente un processo associativo fa muovere i messaggi che abbiamo recepito e si trovano nel nostro inconscio, li attiva, li porta nella coscienza
e la mente si lega quei samskara all'iPod, e quello diventa un desiderio irrefrenabile di possesso. Ma se vi dicevo non conoscete neanche il nome iPod, vedete quell'oggetto lì, non vi sentite attratti, perché quell'oggetto non può attivare samskara, non può attivarli, non può attivare i desideri inconsci, i residui inconsci, non può attivare queste impronte che invece sono indelebili, che è stato lì magari per 2 ore a studiarsi il tipo di iPod, magari ne ha visti anche alcuni parlandone con amici e così via, no? E allora ecco l'importanza del domare la mente, del comprendere questi meccanismi. Ed ecco perché nel caso dell'iPod, se non abbiamo impronte karmiche, samskara interni, non ci farà né caldo né freddo, non metterà in moto la dinamica del sorgere del desiderio, e quindi non ci sarà nessuna impronta karmica che tenderà a manifestarsi all'esterno e a concretizzarsi con l'appagamento di quel desiderio, no? Dunque gli oggetti attivano queste impronte inconsce. Queste impronte, nella misura in cui sono potenziate, come l'amico che guardava sempre le donne e stava sempre con la mente lì, diventano un desiderio irrefrenabile, quasi un impulso irrefrenabile proprio. E l'impronta mentale e l'oggetto entrano in una sorta di simbiosi. Mentre, come vi ho detto, se non c'è il contatto con un oggetto appropriato, nella vostra mente non sorgerà mai una suggestione o un'illusione potente, proprio perché non c'è questo richiamo, proprio questi non vengono risucchiati, no? Questi samskara. Quindi, abbiamo detto, primo fattore dell'illusione sono le impronte karmiche che ci ritroviamo nell'inconscio. Secondo fattore è in relazione con gli oggetti che muovono il samskara, lo attivano e lo mettono, lo esteriorizzano e lo mettono in relazione con un oggetto che sta fuori, e da lì nasce il desiderio. Il terzo fattore sono le influenze esteriori. Ad esempio, nel caso dell'iPod, se voi state in un gruppo di amici, immaginate un adolescente che, no, nell'adolescenza si fa gruppo così, e si sta in un gruppo di amici dove tutti hanno quell'iPod, lui è l'unico a cui manca quell'iPod, capite che i samskara che provocheranno il desiderio poi dell'iPod saranno enormemente rinforzati dal gruppo, dalle influenze esteriori. E allora qui vediamo che in una dinamica di gruppo, è stato studiato per esempio che negli stati, no? È stato studiato in sociologia, anche in antropologia, il comportamento all'interno degli stati e della violenza degli stati, no? Si è visto che persone che magari al di fuori dello stadio sono persone tranquille ed innocue, all'interno dello stadio, in un contesto dove tutti quanti esercitano della violenza, viene coinvolto anche lui da questa violenza e assume dei comportamenti che mai assumerebbe nella sua condizione ordinaria. Buddha diceva che una cattiva amicizia fa più danni di un elefante imbizzarrito, ma Buddha è stato veramente un grande. E qui non posso esimermi dal dire alcune parole sul Sangha, sulla comunità dei ricercatori. Anche molti amici sul canale inizialmente hanno sottovalutato l'importanza del Sangha, che non a caso Buddha fa rientrare tra i 3 gioielli del buddismo, no? La dottrina, il Dharma, la pratica e il Sangha.
si creano delle correnti psichiche. Ci sono samskara che entrano in relazione tra loro a livello inconscio spesso, non ce ne rendiamo neanche conto, perché il simile attira il simile. Non dovete immaginare che questo accada solamente fisicamente, per cui l'omosessuale attira l'omosessuale, il tossicodipendente attira il tossicodipendente, il playboy attira l'altro playboy. Persone che la pensano nello stesso modo si attirano, si riconoscono, si attirano in qualche modo, no? E allora questa legge, per cui il simile attira il simile, vale anche a livello di samskara. Spesso a livello inconscio tutti hanno provato che a contatto con una persona nervosa vi trasmette il nervosismo dopo un po', no? Quindi le emozioni si trasmettono, ma non si trasmettono solo le emozioni, a livello inconscio possono trasmettersi anche i samskara, si possono trasmettere anche energie, lo Shaktipat è una trasmissione di energia che avviene a livello inconscio e a volte diventa cosciente e la persona si rende perfettamente conto, dice Madonna, sento, no, un'espansione o un calore o qualcosa di simile a una scossa elettrica, o si può manifestare in tantissimi modi. Altre volte neanche c'è questo trasferimento e magari il maestro avverte perfettamente, ma alcuni recepiscono la Shaktipat ma solo a livello inconscio, no? Non la riportano a livello di coscienza. Ma questo tipo di relazioni sottili avvengono tra tutte le persone, in realtà, avvengono costantemente, solo che Maya ci fa essere ciechi, ci fa illudere, no? E ci fa sembrare reali le cose che non sono reali. E così non ci fa percepire gran parte della realtà, che viene o distorta o totalmente rimossa. E allora dopo, quando si medita da 20, 30, 35 anni, come nel mio caso, 36, grosso modo, è chiaro che si hanno molte percezioni, no? Ci sono amici del sangha che dicono, ah, ma già dopo un anno la mia visione è cambiata, dopo 2 anni che medito è già cambiato tutto, no? Immaginate dopo 30 anni, 35 anni, è chiaro che si ha tutta una serie di percezioni che ordinariamente non si hanno, no? Perché si ha una percezione della sfera sottile che è molto amplificata, no? E allora è importante sapere che le persone che ci circondano hanno influenza su di noi, e quando noi siamo molto preparati, molto avanti, noi possiamo stare anche in un branco di persone, di farabutti, senza venirne minimamente contaminati, perché noi abbiamo lo scudo della consapevolezza. Ma se si è molto fragili così, ecco qui l'importanza del sangha, ritorna all'importanza del sangha, degli amici che condividono la tua stessa esperienza, che cercano quel tipo di vibrazione, che sentono un gusto superiore proprio con quel tipo di contatto, con altri ricercatori che cercano la stessa cosa, la realizzazione di se stessi, e che comprendono che questo è l'elemento più importante della propria vita. E allora mi raccomando, amici, apertura al sangha, pratica quotidiana e grande apertura nei confronti del sangue, del sangha. Questo lapsus è indicativo, sangue ho detto, non so se ci avete fatto caso, invece di sangha, perché il sangha diventa veramente il vostro sangue, diventa una parte integrante di voi stessi se lo concepite nella giusta maniera. E allora procediamo tutti insieme, cari amiche e cari amici, verso la stella del nord.